Serie B, Serie B, Serie B. Ah, non per noi, scusate. Applausi. Applausi a scena aperta per il Mantova che dopo 14 anni, ricordatelo, 7 aprile 2024, il Mantova torna ufficialmente in Serie B, non giocando, perché il Padova ovviamente cosa fa in trasferta? Non vince! E vai! Grandissimi! Così si gioca! Dai! Positivi per il playoff, eh? Sì! Porca puttana! Lumezzane Padova 1-1. Passiamo quasi subito in vantaggio dopo poco, cioè non mi sembrava tantissimo. Un calcio d'angolo, spizzata di testa e poi Bortolussi da rapace d'area, che non è, segna, torna il gol, ragazzi, da febbraio che non segnava in campionato dalla partita contro la Pro Patria, io ero da Walter. Porca di un... non posso dire parolacce, anche se l'ho detta poco fa. Molto bene. Bortolussi è vivo, è vivo. Prendo le citazioni di Walter. Il Padova, non così tanto. Padova che segna, poi, come al solito, la maggior parte delle volte così, si spegne. Il Lumezzane inizia a guadagnare chilometri, chilometri, metri su metri. E sfiora sempre di più il vantaggio, tanto che nel primo tempo segna per un fuorigioco, credo, non glielo danno. E gli ho detto, occhio, occhio, dobbiamo chiudere la partita, dobbiamo chiudere questa partita. L'abbiamo fatto? No, ovviamente no. Segniamo anche noi nel secondo tempo, però annullato perché il pallone era uscito, secondo l'arbitro, io non ho visto bene, non mi sembrava, però ok. Sfioriamo ancora delle occasioni con Valente, con Capelli, con Fusi e soprattutto c'è un'occasione clamorosa nel primo tempo. Nicolino Valente in mezzo per Liguori, Liguori tira e ovviamente Bortolussi, l'ho detto nella live reaction, è in mezzo alle bae, quelle del fieno, sì, perché è un deserto. È un nulla la prestazione del Padova dopo quell'azione lì, sinceramente. Bortolussi si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato, un gol già fatto per Liguori che non arriva. Nel secondo tempo Lumezzane continua, 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 spinto anche dal pubblico, record di presenze per i tifosi del Lumezzane, complimenti a loro, io spero per loro un posto nei playoff che lo avranno. Se non mi sbaglio sono tipo non in classifica, quindi al momento è così. E Ilari, dal nulla, su un cross ovviamente che noi non andiamo a bloccare, e ovviamente Ilari salta tranquillo in mezzo a tutti, vai così, easy, 1-1, e addirittura rischiamo la beffa finale, con il Lumezzane che continua a spingere e sfiora anche il 2-1. Tagurdeau, uno dei migliori in campo, con quei piedi, faceva dei lanci clamorosi che i nostri giocatori non riescono a fare. C'è anche un'occasione clamorosa, che ora non ricordo di chi, dove Kirwan si immola, perché veramente lì abbiamo rischiato anche lì il gol. Se non mi sbaglio eravamo ancora 0-1 lì, tra l'altro. E niente, ormai le ultime tre partite abbiamo l'Atalanta Under 23, il Fiorenzuola e l'ultima in casa contro la Triestina. Riusciremo a fare almeno un punto? Mi sa che ne basta uno per tenerci il secondo posto ufficialmente, perché siamo riusciti a non ufficializzarlo oggi, siamo riusciti a dare la festa al Mantova, che avrebbero potuto festeggiare credo domani contro le Renate. E invece no, li abbiamo fatti festeggiare, che generosità, mamma mia, mettete mi piace, un commento, siate generosi anche voi per me, vi prego, perché ogni settimana adesso è sfogo,
iscrivetevi al canale, siamo quasi a 700 se ci riusciamo ad arrivare prima del mio compleanno, che è tra 5 giorni, sarei super contento, almeno una gioia. E niente, alla prossima, sempre forza e comunque Padova.